mio papà era un maestro d'ascia, cioè col legno faceva di tutto, non solo ha fatto tante barche anche grandi per andare in crociera, ecco qui siamo in viaggio con la barca che aveva fatto mio papà, ma faceva anche delle cose che vi meraviglieranno. Dalla sua capacità di usare l'ascia, di usare la sega e tutto ciò che si può fare per lavorare il legno. Ecco, mio papà soddisfatto nella sua barca, è in alto sopra lì, eccolo lì. Ecco, vediamo qui per esempio, non comprava lui un interruttore portatile per dare il corrente in qualche parte, no, lo faceva lui. C'era il filo che andava alla corrente, il filo che tornava alla presa, ma per mettere l'interruttore non comprava niente, prendeva un pezzo di legno, lo lavorava in modo malamente magistrale, aveva adesso qui io uno smonto, aveva fatto il buco qua dentro nel legno, aveva lavorato il legno, per sotto faceva passare i fili e qui faceva l'interruttore e così non spendeva una lira quella volta, c'erano le lire, il legno lo prendeva nel cantiere dove lavorava, un pezzo di legno buttato nei bidoni della spazzatura e si faceva l'interruttore, questo è un esempio. Io avevo appena messo nella casa nuova che avevo comprato un contatore, anzi se l'aveva messo l'ENEL, e mio papà è venuto a prendere le misure e mi ha fatto questo lavoro. Ha fatto una casetta per il contatore che è un'opera d'arte. Lo ha detto un uomo che è venuto passando a vedere a casa mia, ha detto, ma questa è un'opera d'arte. Per chiudere un contatore, fare tutto questo lavoro con le calamite che chiudono la porta, ecco come potete vedere, è veramente mio papà aveva inventiva e desiderio di fare cose belle. Per non parlare delle barche messe nelle bottiglie, famosi lavori che ormai non fa più nessuno, eh. Per mettere dentro la bottiglia, pezzetti, era tutto tagliato a pezzettini. Elaborava, le incollava, metteva la vela, metteva la bandierina, faceva un lavoro di pazienza e la barchetta ovviamente l'aveva creata lui prima a pezzetti fuori del. Questa era. Io guardavo la sua pazienza che aveva per fare questi lavori. Ecco, queste barche lui ovviamente le metteva dentro dall'imboccatura della bottiglia, le metteva facendole prima fuori a pezzetti. Le barche erano tutte fatte a pezzetti, adesso io vi mostro, ecco, di sotto, vedete? Vedete che è tagliata in 1, 2, 3, 4, mi sembra 4, 5 pezzi. Ecco, questi pezzi venivano fatti fuori dalla bottiglia e poi venivano messi dentro con pazienza dall'imboccatura della bottiglia, uno per uno, con dei ferretti. Uno aveva, non so, non mi ricordo che oggetti per lavorare l'interno, no? Qualcosa simile a quelle bacchette dei cinesi che mangiano, ecco, una cosa simile. Dopodiché incollava tutto, incollava con calma, faceva con calma il lavoro, incollava i vari pezzi, ecco qui non si arriva a vedere perché la bottiglia dopo tanti anni si è sporcata, anche perché questa è una bottiglia a righe, sa, di quelle che non esistono più, e questa anche è stata fatta fuori questa barchetta, fatta prima a pezzetti e poi messa dentro.
Che roba! E io guardavo la sua pazienza come lavorava la sera dopo il lavoro in cantiere. E infine, per finire per oggi, con questo legno tutto bucato, vi mostrerò, ma la prossima volta, il prossimo video, come mio papà faceva l'albero di Natale con i rami veri, ma non comprava un albero e neanche lo faceva morire, perché lui amava la natura. E faceva l'albero di Natale, vedrete, con questo legno tutto bucato. Vediamo la prossima volta.